buonasera a tutti, grazie all'assessore e all'amministrazione per questo invito che mi dà l'opportunità di continuare a condividere un lavoro che ho fatto con grande piacere, in piccolo rispetto al grande lavoro svolto evidentemente dai tecnici di Trieste, ma che ho svolto con grande piacere perché sono profondamente convinto che oggi i comuni siano il vero laboratorio del diritto urbanistico. Nell'immobilismo del quadro legislativo statale ma anche regionale, tutto quello che di nuovo è avvenuto in Italia negli ultimi 15 anni è partito dai comuni. Per fortuna non sono stati fermi ad aspettare che qualcuno disegnasse i grandi quadrati dentro i quali riempire le caselle. No, i comuni hanno detto: io conosco i problemi, provo a risolverli. E magari qualche idea buona può darsi che faccia strada. Risultato: tutta l'evoluzione normativa recente italiana è partita da esperienze comunali e regionali. Tutta la normativa attuale statale sta tentando faticosamente di mettere a regime esperienze regionali. Io ho vissuto nel 2003 la formazione della legge urbanistica Veneta 11-2004, nel gruppo di lavoro che in qualche modo ci ha riflettuto, e ho visto nascere i concetti di credito edilizio, di perequazione, di compensazione urbanistica. Li abbiamo scritti lì. Allora vi dico le idee che ci hanno spinto a scrivere quelle cose, perché molte volte sento complicare le cose semplici, mi vedo delle letture esoteriche che sembrano liberarsi dalla realtà e non aver più nulla a che fare col mondo dei viventi. Invece, quando abbiamo lavorato su quella legge, siamo tutti partiti dall'esperienza, dicendo: in attesa che qualcuno metta a posto il mondo, cerchiamo di affrontare i temi che tutti abbiamo incrociato nella vita professionale per vedere se almeno miglioriamo la vita a 10, 50 o 100 persone. Allora, su questo si è fatto un'enorme confusione, e soprattutto per i giuristi un fattore di confusione è l'equivoco tra strumento e obiettivo. Però bisogna capirsi bene su cosa è strumento e cosa è obiettivo. Allora, sul tema per esempio della perequazione di crediti e della compensazione si è fatto un minestrone: c'è chi usa le parole a modo proprio in 10.000 significati diversi e c'è chi confonde le varie parole l'una con l'altra, e succede quello che è successo alla Torre di Babele: quando non ci si capisce più sulle parole è finita. Tant'è che abbiamo fatto recentemente un disegno di legge nazionale con Asso Immobiliare a Milano, abbiamo dato a Lupi, e su questo disegno di legge sapete cosa abbiamo scritto? Prima cosa importante: scrivere un dizionario italiano dell'urbanistica, perché la parola metro deve essere uguale in tutta Italia, così come distanza, così come altezza e avanti. Qua siamo arrivati al vocabolario regionale comunale, dove tu cambi comune, a maggior ragione cambi regione, il metro diventa diverso, l'altezza diventa diversa, il concetto di volume diventa diverso. Non è possibile. Quindi una iniziativa importante è questa di ridare il senso comune alle parole in tutta Italia, e questo mi pare che sia un percorso importante che ci interessa a tutti quanti. Allora, venendo a queste parole, in realtà il tema dei crediti è tutto diverso completamente dal tema della perequazione urbanistica cosiddetta, perché parte da un'idea fondamentale. Quando su un'area ci sono due lotti e c'è un rapporto di 1-1 sull'edificabilità, 1.000 metri quadri danno 1.000 metri cubi su ciascuno dei lotti. Però si è detto: risponde all'interesse pubblico che ogni lotto abbia 1.000 metri? O potrebbe, si potrebbe anche pensare di fondere i lotti, che uno ne abbia 2.000 e l'altro 0? Se ci pensate, il concetto di lotto non è un a priori che deriva da valori assoluti, è una situazione contingente che può anche cambiare per fusione dei lotti o frazionamento ulteriore. Ciò che conta è la quantità di carico urbanistico su un certo ambito territoriale, e non sempre conta che la distribuzione sia omogenea. Puoi fare un condominio con un grande giardino o tante piccole villette distribuite, quella diventa una scelta di secondo livello che in alcuni casi è necessaria, in altri no. Quindi, in altre parole, intanto si era aperta una, è iniziata una storia con riferimento
alla possibilità di cedersi i volumi. I due proprietari dei due lotti dicevano: io qua non utilizzerò la mia cubatura, la voglio dare al mio vicino che vuole ampliarsi la casa. Ma perché no? Se non c'era una particolare ragione urbanistica, perché no? Il carico finale è uguale. E già si era cominciata, c'è una sentenza dell'89, a praticare la cessione di volumi da lotto a lotto, su un presupposto della omogeneità urbanistica dei due lotti, della contiguità e della mancanza di regole specifiche che, per esempio, incidendo sulla tipologia dei singoli fabbricati, bloccasse questo tipo di libertà del privato. Sulla scia di questa esperienza si è andati avanti, ma il processo è proseguito anche a livello teorico, cioè ci si è chiesti: siamo tutti prigionieri, prima giustamente l'assessore citava la storia di Fiorentino Sullo, siamo tutti prigionieri di una vecchia concezione per cui il diritto di proprietà comprende gli usi edificandi e quindi la cubatura è un modo di essere naturale del singolo lotto. Sono decenni che ce lo diciamo e tutti sappiamo che non è affatto vero, perché tutti sappiamo benissimo che un tratto di penna dell'amministratore pubblico dà e toglie quella cubatura al lotto per valutazione di interesse pubblico. Allora, chiamiamo un diritto acquisito, uno status del lotto, quello che è tipicamente frutto di una scelta politico-amministrativa. Ma ci siamo illusi perché? Perché culturalmente sembrava un attentato al diritto di proprietà. Il mondo è cambiato completamente. È cambiato completamente, radicalmente. È cambiato perché è finita la renta fondiaria. È cambiato perché c'è l'euro, non c'è più inflazione. È cambiato perché il mattone non è più bene rifugio. È tutto cambiato. È cambiato perché ce n'è fin troppo di tutto di più. Quindi è cambiato completamente questa lettura. Si è creata una condizione culturale e politica che ci consente di richiamare le cose col loro nome, cioè dicendo che in sostanza la scelta politica attribuisce uno ius edificandi al territorio, ma lo attribuisce e lo può togliere. Vale a dire, non è un'attribuzione per l'eternità perché ciascuno passa in dote il figlio l'area edificabile. Il pubblico, secondo l'evoluzione interesse pubblico, permette che certe zone siano edificate se c'è bisogno di edificazione, se e quando serve, ma se non serve potrà dire scelgo diversamente per altre zone. Quindi la rivoluzione culturale sta nel fatto che ci siamo tutti finalmente resi conto della realtà, e cioè che le scelte relative all'edificabilità dei suoli sono scelte che vanno fatte, che cambiano nel tempo per ragioni di interesse pubblico. Nel passato questo significava togliere ricchezza e quindi trovava nell'opinione pubblica uno sbarramento psicologico tremendo. Oggi molto meno. Pensate che nel Veneto io ho notizie di almeno di centinaia di comuni nei quali hanno decine di stanze di cittadini volte a rendere agricola un'area edificabile. La gente si è resa conto che l'edificabilità non sempre è un plus, molte volte è un onere, perché l'unica cosa certa è che ti fa pagare di più di IMU. Dopodiché, virtualmente è un valore, ma neanche la banca la considera più un valore. Fingiamo tutti per salvare dei bilanci, per l'immobiliare che ha i beni a patrimonio e dicendo, ma nella realtà il costo è certo, il valore è sempre più incerto. Allora c'è un atteggiamento culturale e politico oggi che ci consente di essere molto più realisti, di dire le risorse sono poche, i bisogni sono scarsi, la cubatura è sempre di più una risorsa che ha un impatto forte sul territorio e che impegna suolo. Usiamola col contagocce, con parsimonia, dove serve, quando serve, e non a tempo indeterminato. Allora, questa è una rivoluzione copernicana che è già nelle cose. Vi ripeto, ditemi se qualcuno di voi anni fa avrebbe mai immaginato che un cittadino dicesse al comune per piacere togliermi l'edificabilità. Sta avvenendo in grandissimi numeri. Allora, in questo contesto, qual è il ragionamento sotteso alle scelte dei comuni? La cubatura è un bene scarso che va usato con attenzione se serve e quando serve,
non va dato a casaccio perché rimanga lì nell'empireo e qualcuno dica lascerò un lotto edificabile a mio figlio, perché non si sa mai. Non è una dote per l'eternità, è una scelta di interesse pubblico. Allora, sempre di più le regioni, i comuni hanno cominciato a dire quando c'è bisogno te lo do. Pensate, la normativa veneta prevede che il piano degli interventi assegni la cubatura e che duri 5 anni e che decada automaticamente dopo i 5 anni ogni zona di espansione o di trasformazione. Sono già avvenuti i primi casi nel veneziano, sono maturati 5 anni, dalla sera alla mattina tutte le aree di espansione e trasformazione hanno perso la loro qualità. Ma non significa ho rubato qualcosa a qualcuno, significa riesaminiamo la situazione, se ha senso, se permane l'interesse di tutti, non c'è problema. Ridecidiamo di confermarla, di ridarla. Ma se non serve, perché lasciarla lì virtualmente prenotata e non ne abbiamo più magari per dare alle persone che invece ne hanno bisogno nell'immediatezza? Allora, in questa prospettiva stiamo arrivando ad un uso pubblico dei volumi secondo scelte che tengono conto della vita, dei cambiamenti reali, e in questo contesto si colloca l'uso premiale dei volumi. A chi li diamo? Li diamo quando serve, dove serve, e nel caso di Trieste c'è ancora una marcia in più. Li diamo per realizzare un obiettivo pubblico che ha rilevanza europea, che è risparmio energetico, che è strategico per il paese. Non è che l'Europa ci ha detto per piacere, ha detto bisogna 20-20-20 entro il 2020 ridurre il consumo energetico, perché tutti paghiamo le tasse anche per questi consumi, cioè fare queste scelte è strategico, è un altro modo per ridurre i costi per il sistema, i costi impropri. Allora, Trieste ha detto, abbiamo un obiettivo, ecco il rapporto obiettivo-strumento, l'obiettivo è cerchiamo di ridurre lo spreco di energia. Come facciamo? Non abbiamo soldi per dare a queste persone. Diamo loro un segno, usiamo un po' della cubatura che ci sta nel territorio, dandola a fini premiali a chi realizza questo obiettivo. Ma non possono costruire un piano ulteriore nei condomini del centro. Quindi diamo questa cubatura, ma diciamo, te la do ma non la puoi usare lì, la puoi usare da un'altra parte dove il territorio è in grado di riceverla. Ma io non sono proprietario dell'area di deraggio, non c'è problema, non sei obbligato a usarla in proprio. Noi diamo a te questo premio, questo strumento, ripeto, un uso premiale di volumi, tu se non vuoi usarli non fai altro che cedere a chi vuole usarli, te li pagherà, trasformerai il tuo premio che è in natura, lo trasformerai in un tuo valore economico, e qualche altro che ha un'area utilizzabile potrà dire compro questi volumi e li riutilizzo io e crei mercato. Ma questo se è fatto per più edifici beneficiari e prevede una ricaduta su ampi spazi del territorio comunale idonei, selezionati, evita i monopoli di posizione, crea un vero mercato, perché intanto la disponibilità ci sarà per tanti condomini e quindi nessuno potrà dire il mio volume vale oro. Dall'altro lato non ci sarà solo un'area di atterraggio, si creerà un mercato perché ci sarà qualcuno che dice ti do un po' di più per usarla avendo concorrenza fra aree. Risultato: dai un aiuto obiettivamente economico a chi spende per riqualificare edifici in zone strategiche. Secondo, questo bonus economico, che è espresso in volume ma potrebbe diventare denaro, va utilizzato nelle aree appropriate secondo una logica urbanistica. Terzo, l'ha detto benissimo l'architetto genovese, si creano nuovi mercati e anche nuove attività professionali, cioè si dà un'ossigenata al sistema e si permette che chi ha idee, che ha voglia di fare e si mette alla prova e studia, riesca a essere utile al sistema. Quindi ha anche un impatto formidabile dal punto di vista
vista economico e professionale. Non a caso una slide ha sottolineato quanti ruoli vanno anche, virgolette, inventati e attivati per far funzionare questo. Poi i problemi sono tanti, ma la vita è complicata di per sé. Problemi sono tanti perché? Perché i condomini hanno proprietà frazionate, uno vuol fare, uno non vuol fare, perché si può riconvertire gli immobili tanto, poco, così e così. Allora bisogna avere un criterio, un metodo per stabilire che rapporto c'è fra il premio e il risultato di risparmio energetico. Secondo, bisogna stabilire anche come utilizzare la cubatura, in quali luoghi, in quale misura, se per un solo edificio, se per ampliamenti, se per aumento di unità immobiliari, occorre regolamentare questo. E dopo, siccome il bonus di Tizio può essere venuto a Caio, occorre che l'amministrazione sappia che Tizio ha esaurito il suo bonus, lo ha avuto, lo ha dato a Caio, che Caio, pur non avendo il condominio, ha diritto di usare il suo bonus. Quindi occorre un registro che tenga conto della circolazione di beni e permetta all'amministrazione di monitorare questo processo. Dicevo, è un laboratorio. Tutto questo non è stato fatto con leggerezza. Hanno studiato tantissimo con tante persone a Trieste gli vari aspetti, stanno ancora lavorando, ma ci sono dei precedenti, perché qualche altra parte si è già fatto e registri esistono, chi vuole può andare a vedere come sono fatti, può anche dire come hanno funzionato in questi anni, cioè non è che ci si inventa così scrivendo sulla sabbia, è un ulteriore sviluppo di un percorso che ha segnato già delle tappe nella vita amministrativa del nostro paese. Allora, in questa situazione i problemi giuridici sono quelli per il risparmio dato l'ora e dato il contesto, ma ce li siamo posti. Anche la Regione si è posti e c'è un dibattito ed è giusto che ci sia, e il nuovo produce sempre un dibattito, ma per andare avanti si fa così, perché altrimenti si sta sullo status quo, sulle cose ovvie e scontate e ci si ferma. C'è un problema di quadro normativo, però in realtà il tema dei crediti, secondo una sentenza della Corte Costituzionale del 2010, attiene all'ordinamento civile e quindi per questo aspetto non si va a mettere in discussione la normativa regionale, si va a utilizzare strumenti che sono legati all'ordinamento civile. E c'è già la norma statale che prevede la trascrizione dei contratti. Quindi abbiamo già strumenti, e con un giudice di Trieste abbiamo già discusso a lungo e a fondo dell'intavolazione, per esempio per quel regime pubblicitario, dell'intavolazione di questi crediti. Quindi esistono dei supporti civilistici nel diritto statale che già aiutano questo processo a svilupparsi nella totale trasparenza e nella certezza per tutti quelli che pagano, comprano e hanno dei diritti. Qualcuno ha detto, ma solo 10 anni? Sì, solo 10 anni, perché questi strumenti sono un laboratorio che deve dimostrare che funziona e viene attivato se serve, non è che ti do dei volumi premiali, tu li vendi a qualcuno che fa incetta e tieni là per 90 anni. Non è questa l'urbanistica. Quindi il tempo è essenziale perché questo meccanismo soddisfi esigenze reali e consenta in tempi umani all'amministrazione di capire, di controllare il territorio con grande prudenza, con grande oculatezza, fermo restando che le cose si possono modificare, prorogare, modificare nel tempo. Io ho una visione molto laica del diritto. Il diritto è uno strumento degli uomini, per gli uomini, è fatto per vivere meglio, al di là dei valori fondamentali, è lo strumento. Bisogna anche accettare che come tutti gli strumenti sia perfettibile. Pensate, io mi occupo di diritto europeo, tutti gli atti europei hanno un monitoraggio continuo e dopo 3-5 anni la Commissione propone modifiche. Non si stupisce mica nessuno. Allora, l'ultima considerazione che voglio proporre è la seguente. Non sopravvalutiamo questo strumento. Non è la risposta a tutti i problemi. Questo strumento ha una sua funzione e un suo obiettivo. Incentivare l'obiettivo della riqualificazione dando dei volumi che rientrano nella tenuta del sistema da utilizzare in modo appropriato. Quindi è uno strumento puntuale che soddisfa certe esigenze, che ha un suo percorso molto ben monitorato. Quindi non c'entra nulla
con i grandi temi della perequazione e via dicendo. Semmai si avvicina il tema della compensazione, come l'espropriato dai un po' di cubatura, qui a colui che sopporta un costo che risponde anche all'interesse generale, dai un premio da spendere sul territorio. Quindi è uno strumento, è un obiettivo a portata limitata. Poi è anche uno strumento purtroppo un po' spuntato, perché 10 anni fa avrebbe funzionato alla perfezione. Siamo arrivati tardi, perché se 10 anni fa ci sarebbe stata la corsa per prendere volumi da utilizzare avendo un mercato vivace, oggi uno ti dice: che ne faccio? Io compro sto volume e poi? Quindi è in grado di soddisfare esigenze abbastanza puntuali e circoscritte, soprattutto se non c'è all'intorno un grande dispendio di volumetria sul territorio, se c'è un uso prudente e limitato, ma resta uno strumento da non sopravvalutare. Allora, perché qual è lo scenario? Lo scenario è quello che si chiama oggi genericamente problema del risparmio di suolo e che è un tema di portata europea. Io ho fatto un rapporto per la Regione Veneto sulla situazione in Europa, se qualcuno ha interesse ve lo faccio vedere, perché dalla signora Merkel in là sono anni che in tutta Europa testano strumenti nuovi di controllo delle cubature. Nel Veneto si sta discutendo se bloccare tutte le nuove cubature e usare quello che c'è, o se tagliare tutte quelle messe a riserva e non utilizzate. Abbiamo milioni e milioni di metri cubi virtuali tutte sulle carte che nessuno userà mai. Allora, qual è la grande sfida accanto a questa? È quella che si chiama la rigenerazione urbana. E qui abbiamo una grande normativa costruita negli anni, pensata per l'espansione, pensata in termini di standard, di distanze di 10 metri, di 5 metri dei confini, pensata sempre con l'idea: la gente non muore mai, nasce sempre, la popolazione cresce e noi ci espanderemo per l'eternità. Tutte normative pensate nella logica del piano di lottizzazione. Ebbene, la Germania nel 2050 scenderà a 71 milioni di abitanti con un calo del 10% della popolazione, la Francia la supererà. I dati demografici sono micidiali in tutta Europa, l'invecchiamento della popolazione porta a una riduzione della popolazione. Non basta più neanche l'immigrazione e la nascita, che sta calando anche per gli immigrati, a compensare questa perdita. Allora, vivremo in un mondo diverso, con tanti più anziani, meno popolazione e altre esigenze. Non solo, ma intanto ci siamo fatti male da soli. Perché non parlo di voi, parlo del mio Veneto qua vicino, ci siamo asfaltati il cortile di casa, il giardino, l'orto, tutto. E adesso portiamo le conseguenze di questa situazione. Allora, qual è il tema oggi? Bisogna cambiare anche le normative, oltre che la cultura, e pensare che il futuro non è più l'espansione, ma è costruire sul costruito, è demolire, pulire le città ed è rigenerarle su se stesse. Allora qual è il punto? Che questa operazione, che è culturale e sociale, perché presuppone un'idea di città, è difficilissima, perché mentre nell'espansione basta pensare al 10% di primarie, 10% di secondarie, distanze di 10 metri, eccetera, eccetera, quando lavori sul centro storico di Trieste o di Pordenone, tu passi dal megapiano al progetto su misura, alla chirurgia plastica, che devi domandarti: cosa posso fare in concreto? Non cosa sarebbe bello in astratto, qual è la migliore situazione, soluzione possibile in quel contesto dato. Allora passi dalla mega al micro, dal piano al progetto. E lì non fai quello che vuoi, fai quello che puoi. Io ho visto cause perché qualcuno creava il cordolo e alzava di 20 cm la casa, come a meno di 10 metri tu sopraelevi la casa. Ho messo un cordolo e l'ho legata. Eh no, 10 cm, 20 cm, è un incremento di volumetria, viola le distanze. Chi lavora sul costruito diventa matto, è tutto complicatissimo, c'è il ricatto del vicino, è il ricatto del condomino di minoranza, e via dicendo. Allora qual è il punto? A Roma, ma anche a Venezia, si sta lavorando su un altro tema, che è quello di dare più flessibilità alle regole urbanistiche per rendere facile il ritorno alla città. Il tema è quello della... A Venezia abbiamo appena recuperato il fondaco di Tedeschi al ponte di Rialto, sapete come? Con un permesso di costruire in deroga, perché il piano di Venezia non l'aveva previsto.
siccome è arrivato Rem Koolhaas, che non è l'ultimo al mondo, ha fatto un progetto top, non era già previsto nel piano. Allora sbaglia il piano o sbaglia Koolhaas? Giudicate il progetto, se va bene vuol dire che ha senso, vuol dire che il piano normalmente non aveva previsto la creatività. Qual è il problema? La trasparenza, va in consiglio comunale, discuti di fronte a tutti, se tutti dicono va bene così, si va in deroga, non si cambia la regola per tutti. Si dice in questo caso per quel progetto ha senso, è migliore per la comunità. E chi se non gli eletti dalla comunità possono interpretare l'interesse pubblico? Allora, si sta lavorando con permessi di costruire in deroga, si sta lavorando con piani di recupero che danno flessibilità e soprattutto si sta discutendo del tema della flessibilità delle destinazioni. Qua uno che ha un immobile dice l'unico cliente che passa non me lo faccio scappare, altro che qualcuno mi ha detto che posso fare, come è successo a Scorzè, 33% di artigianale, 33% di residenziale, 34% di produttivo. E se nessuno viene, devo fare di artigianale senza clienti? Ma fammi fare quello che serve al mondo. Quindi flessibilità delle destinazioni è un altro modo per rendere possibile, meno difficile, recuperare il tessuto urbano. Allora, scusate, l'ho fatto più lungo di quanto pensavo, ma nonostante sia già con i capelli come mesh, mi resta la passione e qualche volta anche la rabbia di vedere perché non vanno come secondo me dovrebbero andare. Allora, i temi secondo me sono questi. Trieste è un laboratorio per l'uso oculato per questo obiettivo di questo strumento. Ha una copertura normativa statale perché in realtà non si inventa niente, non ha bisogno di una legge regionale che dice cos'è il credito. È uno strumento di pianificazione, sta solo dicendo questi cubi e vanno messi lì e a chi li do. Quindi sta usando laicamente gli strumenti della pianificazione per un obiettivo che è da Trieste e da Regione. Quindi non mi pare che si muova al di fuori di un quadro normativo di riferimento, salvo che non si pensi che tutto deve essere scritto e pensato prima per poter essere fatto, ma è una visione della libertà del rapporto con le norme che io culturalmente non condivido. Trieste è un laboratorio su questo e quindi propone uno strumento da usare con oculatezza, con un perimetro chiaro per certi obiettivi. Non è l'unico. La grande sfida accanto a questo strumento è di imparare a utilizzarne altri, avendo però chiaro il rapporto mezzi-fini. Il fine è risparmiare suolo, rigenerare la città. Lo strumento è una nuova urbanistica, anche regionale, che renda flessibile, facile, incentivante lavorare sul costruito e salvare il valore dell'esistente, che non è dir poco oggi. Grazie.